Roberto Giari, come diceva Enrico, che ringrazio perché ogni tanto mi fa partecipare a questi incontri interessanti. Noi siamo una piccola società di Bologna, quindi fuori zona rispetto a Milano nel senso classico della struttura, diciamo, informatica, perché a Milano c'è una struttura un po' più articolata e complessa, a Bologna c'è un po' più semplicistica da quel punto di vista lì. Cosa facciamo? Sostanzialmente facciamo un mestiere che parte dall'IT e dalla sicurezza. Noi storicamente da 15 anni lavoriamo su progettazione di network, quindi abbiamo sempre progettato network aziendali, sicurezza, routing, switching, server, tutto ciò che era legato allora al mettere in piedi soluzioni, prima Microsoft, poi con altri tipi di piattaforme. E da diversi anni, siccome diversi clienti cominciavano a chiederci già intorno agli anni 2000 di esternalizzare dei servizi, cioè non volevano tenerseli in casa, prima erano servizi molto dipartimentali, abbiamo cominciato a ragionare su ciò che era allora la colocation e ci siamo inizialmente costruiti un data center che prima era Casalecchio, che è stato vivo dal 2001 più o meno al 2010 con, devo dire, zero interruzioni. Era tutta una struttura progettata da noi in fibra ottica, ridondata sia fisicamente che logicamente, e tutta l'infrastruttura all'interno naturalmente era tutta partita con dei server fisici, per poi essere intorno al 2004-2005 abbiamo cominciato tutto il consolidamento del data center e quindi abbiamo utilizzato cluster, noi inizialmente abbiamo utilizzato molto IBM e piattaforma VMware. E attraverso queste piattaforme abbiamo trasportato quello che prima era la classica colocation del cliente che ci portava la macchina con dentro quello che voleva, alla conversione di quella macchina in una logica invece virtualizzata e consolidata. Dopodiché questa cosa ha cominciato naturalmente a ingrandirsi, noi tendenzialmente lavoriamo con la PMI di fascia media o medio alta e i dati hanno cominciato a crescere, le aziende hanno cominciato a chiederci delle cose diverse, non solo i server che magari prima erano dipartimentali, ma hanno cominciato a mettere in colocation dentro i sistemi, dentro i nostri cluster, gli ERP, hanno cominciato a chiederci disaster recovery, hanno cominciato a pompare all'interno dell'infrastruttura una quantità di dati che cominciava a diventare abbastanza imponente. E nel 2010 abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti diversi, visto che cominciava veramente sul mercato ad esserci la possibilità di ragionare sulle logiche del cloud. E da lì siamo partiti con questa logica. Quindi oggi svolgiamo sì tutta l'attività comunque di network, oggi sentivo che alcune persone chiedevano cosa devo proporre al cliente. Noi tendenzialmente partiamo dal ciò che hai e vediamo che il ciò che hai sia fatto come si deve. Dopodiché passiamo a livelli successivi, che vuol dire crescere con soluzioni diverse. Quindi oggi facciamo architetture cloud, poi vi racconto meglio il perché e come siamo passati al cloud. Poi abbiamo una divisione che riguarda invece una cosa un po' particolare che è partita 5 anni fa perché avevamo un'esigenza noi, e che è la parte di collaborative tool. Noi siamo certified partner di Atlassian, è un'azienda australiana che produce una suite abbastanza articolata tra document management, project management e tutta una serie di suite correlate, e quindi abbiamo questo genere di soluzione che è applicativa, riguarda poco la logica dell'infrastruttura, che però tendenzialmente proponiamo sia on-premise ma anche legata poi ai servizi cloud, proprio perché è una caratteristica applicazione che si presta molto da un punto di vista cloud. Quello che siamo andati a cercare è, noi avevamo un data center con tanti cluster dentro, tutti ridondati, con tanta banda, con tante strutture, e ce l'abbiamo ancora, ne abbiamo uno ancora a Modena. Però uno dei problemi che cominciava a porsi era veramente quello che era la stabilità del dato e la garanzia che io potevo offrire poi ai clienti che portavano da me i dati contabili piuttosto che dei dati sensibili o quello che erano. Quindi la prima domanda che abbiamo cominciato a farci è: ok, facciamo un multipop. Fare un multipop, cioè due data center, peraltro siamo in una struttura che poteva anche prestarsi molto bene. Noi siamo in collocation da una telco che è Retelit, che ha 19 data center collegati tutti in fibra ottica, hanno 6.500 km di fibra
installata, sono qui a Milano, quindi credo che li conosciate molto bene. E quindi ci veniva anche facile collegare, che ne so, il data center di Modena, di Bologna, piuttosto che quello di Roma, di Padova, di Milano, perché sono già interconnessi. Uno dei problemi però che esiste nel dover interconnettere due sistemi era che poi non mi bastava fare uno attivo e uno passivo, io avevo bisogno di una garanzia di continuità. E quindi il progetto che abbiamo fatto nel pensare a cominciare a strutturare dei balancer multipop, a strutturare dei sistemi che fossero attivo-attivo a fronte di un unico servizio, diventava molto complicato fisicamente e molto costoso soprattutto. L'altra richiesta che ci siamo posti, perché è sempre stata una nostra fissa, era la sicurezza. Io devo garantire non solo la sicurezza della connessione, ma devo garantire ciò che il dato che l'azienda mi affida, e voglio che quella garanzia sia molto alta. L'altro aspetto è la scalabilità, perché non è cosa di poco conto, è difficile nella virtualizzazione, no, che è la base del cloud, usiamo VMware, usiamo Xen, usiamo quello che vogliamo, più RAM, più CPU, sì, è un ragionamento semplice, ma la scalabilità del servizio è un concetto completamente diverso. E quindi anche fare sistemi, pur usando anche VMware le ultime versioni, si potevano fare delle cose, ma i costi continuavano a lievitare. L'altro aspetto era il monitoring, cioè io volevo un sistema proattivo di allarmi che fosse trasversale rispetto al network. E soprattutto volevo un'infrastruttura che mi potesse permettere di poter fornire clienti connessioni a livello worldwide. Non mi interessava, non mi bastava più, perché i clienti cominciavano a essere di diversa dimensione, non mi bastava più il fatto che le mie connessioni fossero molto performanti qui o in Europa, ma che ci fossero connessioni o comunque applicazioni performanti anche se l'accesso veniva da Sud America piuttosto che dall'Australia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a guardare che cosa c'era sul mercato. Abbiamo analizzato diverse soluzioni, abbiamo cominciato 4 anni fa, Amazon, Google, Microsoft ancora era in un passaggio ancora che non era ancora pronta. Abbiamo guardato Rackspace, abbiamo guardato Joint, quindi abbiamo guardato diverse tipologie di soluzione, diverse modalità e diversi paradigmi, no? Come diceva stamattina il professore di Pisa, il cloud è più un'organizzazione che non un pezzo di infrastruttura che io devo coniugare in un modo o nell'altro. Ma per mettere insieme queste cose e per avere la possibilità di, abituati noi a dire, progettiamo un data center di cui vogliamo gestire dal cavo che arriva allo switch, alla security, allo storage, al fatto che quell'accesso nel network avvenga in un modo piuttosto che in un altro, quindi VLAN, private VLAN e così via, l'unico che siamo riusciti a strutturare per come pareva a noi è Amazon. Amazon è di fatto ad oggi la lepre di turno, si sono inventati delle cose, sono partiti e sono diventati veramente grandi. Io cercavo uno IaaS, non cercavo né un PaaS né un SaaS da quel punto di vista lì, quindi ho cercato qualcosa che mi creasse corrispondenza tra un data center e tanti data center messi insieme senza dover comprare dei data center. Questa era l'ipotesi di base. La struttura di Amazon è importante perché sono 11 region, di cui peraltro 2 sono arrivate in Europa, una in Irlanda, quella classica che conosciamo credo tutti, l'altra è stata aperta 1 mese fa in Germania. Quindi anche qui in Europa comincia a esserci una rispondenza completamente diversa, non solo da un punto di vista della performance. In Irlanda sono 4 data center collegati, interconnessi in fibra ottica. Ci sono le 11 region e sono tanti data center interconnessi tra di loro. In più ci sono le edge location sono sostanzialmente dei mini data center che non sono di proprietà di Amazon, che generano solo rimbalzo di connettività o comunque rimbalzo di informazione. Quello che noi abbiamo fatto è stato riprodurre il nostro schema progettuale con AWS. Aumentando naturalmente i livelli di garanzia, di performance e di sicurezza. Noi oggi stiamo convertendo, siamo già a un 75%, tutto quello che è il nostro data center in piattaforma AWS. Facendo che cosa sostanzialmente? Dov'è che abbiamo trovato le grandi caratteristiche? Prima di tutto nella parte di front,
Perché? Perché io comunque quando applico una, un servizio, do un servizio a un cliente, il primo problema che ho è il fatto che quel cliente, naturalmente c'è, da qualche parte c'è un DNS che risponde. Uno dei punti deboli delle infrastrutture pubbliche, o quantomeno delle infrastrutture che si forniscono e che danno fuori servizio, è proprio il DNS. La maggior parte degli attacchi che avvengono non avvengono sul nostro firewall, non avvengono sul server, ma avvengono sul DNS, perché se io butto giù e metto al buio il DNS, io ho fatto finire il servizio. Quindi uno dei problemi è come subisco, posso subire un attacco di DDoS, più in generale proprio da attacchi di DDoS, devo preservarmi il fatto di avere dei sistemi di DNS che siano a vasche di decantazione, me ne attacchi uno, io contemporaneamente ne attivo un altro. L'unico che è disponibile in questo momento così articolato è Route53. Route53 è una griglia infinita di moltiplicazione dello stesso DNS su un'infinità di punti fisici. Che cosa succede? Succede che se un DNS, che in quel momento lì è evidentemente una risorsa fisica che viene messa a disposizione perché quel DNS venga raggiunto, se quel DNS viene attaccato, viene spento, buttato giù e viene riacceso lo stesso DNS in tempo reale da un'altra parte. Quindi lo stesso attacco che potrebbe arrivare, e ve lo dico per averlo provato, da 8.000 punti remoti worldwide, mentre su un sistema DNS classico, DNS1, DNS2, ridondate tutto quello che volete, non serve a nulla, andate al buio, tutto, tutto va al buio. E purtroppo l'ho provato, quindi so cosa significa. Questo invece è un sistema di decantazione fatto proprio a scatole, per cui tu ne attacchi uno, va giù, sì, un secondo, ne va su da un'altra parte e va su con indirizzamenti diversi, va su con strutture fisiche diverse e quindi l'attacco di DDoS scema, cioè la logica è ti creo un lago talmente grande che attaccami con tutta l'acqua che vuoi, ma devi averne tanta. E stiamo parlando di una struttura che pare, nella teoria, io questo non l'ho provato, 64 gigabit di attacco di DDoS, la sostiene. La teoria, io non ho mai visto un attacco da 64 gigabit, però sono sicuro che quell'infrastruttura lì, rispetto a un attacco come quello che ho subito io, che è forse più normale, da 7-8 mila punti worldwide, quella cosa lì non ne subisce assolutamente fastidio. Quindi il primo pezzo è metto in sicurezza ciò che è la bandierina che espongo, no? Quindi il DNS. Il secondo aspetto è, io ho clienti che sono in giro per il mondo e accedono da punti remoti e quindi utilizzare un sistema, una CDN. In AWS ho trovato, poi ci sono, voglio dire, dei fornitori di CDN specializzati, Akamai, una per tutti, no? Leader del mercato, però CloudFront è all'interno del sistema. Peraltro CDN esterne come Akamai si possono tranquillamente integrare, per cui non è, vi ho fatto la struttura, noi stiamo utilizzando CloudFront sulla nostra infrastruttura. Quindi quello mi dà la possibilità di trasferire, di cacheare le informazioni e di poter renderle disponibili a livello worldwide con tempi completamente diversi. Il secondo aspetto, e qui cominciava invece a diventare importante, era ciò che avevo nel mio ipotetico data center, no? Quello che da fisico stavo facendo diventare virtuale. C'erano due primi elementi che per me ridondare in multipop diventava molto faticoso: uno il balancing, l'altro la security. Che cosa abbiamo strutturato? Noi per il momento siamo solo in Irlanda, stiamo già guardando la parte tedesca, ma siamo solo in Irlanda. Siamo in Irlanda sulla region, che è una, ma su tre zone. Okay? Quindi sono tre zone, sono fisicamente data center completamente diverse. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato un balancer condiviso tra le tre zone, abbiamo configurato un sistema, un WAF, un web firewall, web application firewall, su ogni zona. Abbiamo interconnesso, incrociando il balancing e i WAF, e all'interno delle varie zone abbiamo cominciato a costruire i services, quindi i service che sono quelli di front-end proprio, no? Quindi l'applicazione che risponde al DNS fuori. Dietro, dove possibile, abbiamo utilizzato un sistema di database che è l'RDS, cioè un sistema che Amazon offre e dà la possibilità, e a questo a noi ha tolto veramente un sacco di problemi, la ridondanza fisica del database. Io non mi voglio più occupare
di ridondare il mio database, che sia MySQL, che sia SQL Server, che sia Oracle, che sia Postgre, non mi interessa. Avevo il problema di doverlo ridondare da qualche altra parte. Qui il sistema è ridondato per sua natura, perché l'RDS è condiviso tra, all'interno della region, tra tutte le zone, per sua natura. Offre tutti i database praticamente che avevamo in casa, per cui dove il cliente non ci ha imposto delle regole diverse, per cui mi dice voglio il mio database server e lo ridondo io come pare a me con lock shipping piuttosto che, abbiamo utilizzato RDS. Lasciamo stare la parte snapshot. Tutta la parte di front-end, nonché di RDS, e tutta l'infrastruttura naturalmente offriva una cosa che da noi era impossibile. Tutta la logica della scalabilità dei servizi, ma soprattutto delle metriche con cui io vado a far scalare i miei servizi. Questo naturalmente ci ha permesso di offrire anche al cliente un tipo di contratto e di servizio diverso. Perché prima gli offrivo sostanzialmente una collocation, che fosse virtuale, che fosse una macchina fisica, era una collocation, era una macchina appoggiata lì in un sistema protetto finché vogliamo, ridondato fisicamente finché vogliamo, ma non offriva niente di più. Qui sono riuscito invece ad offrire delle logiche completamente diverse, questo è stato proprio il passaggio. Evidentemente tutta la parte di struttura che può essere la sede del cliente, che può essere il multisite del cliente, è collegata attraverso una virtual private network, tutta, quindi sì, sono su un cloud pubblico, è vero, dove gestisco però dal primo indirizzamento al DNS, alla sicurezza, a tutto il sistema di network, e sono comunque protetto da un punto di vista di encryption, perché anche tutta la parte storage nativamente volendo la posso generare con un'encryption, per cui mi offriva quella chiavetta senza spendere una valanga di soldi, perché noi siamo una piccola società, facciamo consulenza, e mi dà la possibilità di offrire un service completamente diverso. Questo è un disegno evidentemente non dettagliato del nostro data center, cioè non abbiamo ribaltato, è lo schema che abbiamo utilizzato, che abbiamo pensato per mantenere il nostro data center. In testa vedete quella parte che è CloudWatch, che per noi è molto interessante, che è invece tutta la parte di controllo, di monitoring e di struttura di metriche per poter poi gestire la scalabilità del servizio, dire quella macchina raddoppia, quella cala, quant'altro. Altra cosa, siccome è un pay per use e non è facile da coniugare, soprattutto con i clienti che prima ti dicevano mi dai la macchina virtuale, ti do per 2 giga 50 giga di disco e 32 k di banda, ti do 50 euro al mese, qui non si ragiona più così, però attraverso quelle metriche, attraverso il controllo delle risorse fisiche che io sto utilizzando su quel determinato tipo di cliente, mi dà la possibilità di dire guarda che i tuoi servizi alle 10 di sera vanno al 5%, bene, butto giù tutte le tue risorse fino a un orario, non le disattivo, le faccio scendere come volume di performance e te li ridò nel momento in cui invece ce n'è bisogno. No? Tutte queste politiche fanno generare un pay per use che ha dei delta in basso molto interessanti, perché il cliente si accorge dopo un po' che quel pay per use diventa interessante. Ora, al di là del nostro approccio, che io mi rendo conto essere, cioè noi stiamo commigrando tutto, cioè io non sto creando un cloud ibrido dal mio data center a Amazon, io sto migrando il mio data center, non sono la Telecom, non sono niente di tutto ciò, noi abbiamo più o meno 350 server virtuali attivi, però con tutte con applicazioni di business, quindi ERP o applicazioni che comunque il cliente ha considerato critiche. Stiamo però lavorando anche con i clienti in questa modalità, per cui i clienti che ci chiedono di fare siti di una certa complessità, lì vi proponiamo questo tipo di services. Quindi noi abbiamo fatto questa scelta, evidentemente più si va avanti, non vi nascondo che l'approccio di discussione con i clienti quando si parla di cloud, che spesso loro definiscono cloud, no, per farsi capire, è bello sentire parlare di hot, cloud, fog, è bellissimo. Poi vai da un'azienda e ti guardano e ti dicono cloud, ok. Allora intanto io non so che cos'è, perché gliene parlano tutti,
Radio 24 al mattino ti dice che c'è il cloud, quell'altro c'è il cloud, quell'altro c'è. Hanno tutti il cloud, abbiamo tutti il cloud, è bellissimo avere il cloud. Però non funziona così. Il cloud è una modalità organizzativa. Poi c'è un'infrastruttura. Noi abbiamo scelto questo tipo di infrastruttura, che può essere, per quanto mi riguardava, più malleabile. È chiaro che tutti stanno andando lì. Da dove partiamo col cliente? Dal cloud ibrido. Cioè io dal cliente parlo prima di virtualizzazione. Ce l'hai? Mettiamo a posto lo storage, mettiamo a posto il network, sei performante, sei sicuro? Buon, ce l'hai un NAC, funziona il wifi, il mio mobile, c'entra? Cioè parto da lì, perché il cliente non può capire una cosa di questo genere immediatamente, a meno che non sia di una certa dimensione. E quindi parlo di disaster recovery, molto semplicemente. L'abbiamo applicato in diverse forme, utilizziamo da 6 anni per esempio, cosa che Enrico conosce bene, che è Citera. Prima ce l'avevamo come storage, avevamo più o meno 25 tera di disaster recovery a partire dagli appliance tera nel nostro data center. A gennaio abbiamo convertito tutto su storage S3, il cliente non se ne è manco accorto perché abbiamo convertito tutto, poi si è trovato che il collegamento fisico stava da un'altra parte. Facciamo disaster recovery attraverso i gateway nativi che ci sono in Amazon. Mi interessa molto Zerto, per cui dopo vado a fare 2 chiacchiere. E quindi insomma le soluzioni sono tante, però evidentemente al cliente, soprattutto l'azienda media, diciamo, dove è quasi difficoltoso parlare di backup. Io veramente entro ancora in tante aziende e quando parlo di sistemi di backup ti guardano ancora e hanno la cassetta veramente che se la portano a casa, non sto scherzando, è una cosa che mi lascia sempre perplesso, però esiste quella cosa lì. Noi facciamo questo mestiere, un mestiere un po' particolare forse da questo punto di vista, cioè nel senso lavorare con questi sistemi cloud. Stanno andando tutti lì, per cui probabilmente la stessa Google prima o poi mi metterà a disposizione. C'è un aspetto che in Amazon esiste, che negli altri francamente faccio fatica a vedere che cresca, è il marketplace. In Amazon io posso decidere che la mia security la delego a un sistema che non è quello di Amazon, ma che si chiama Sophos, che si chiama FortiGate, che si chiama Riverbed, che si chiama voglio gestire degli acceleratori, voglio utilizzare F10 piuttosto che Radware. Bene, lì ho i vendor che producono già le appliance da utilizzare. Noi per esempio abbiamo utilizzato degli acceleratori quando abbiamo convertito dal nostro data center una quantità imponente di dati, avevamo 100 megabit puri da noi. Però dall'altra parte, che è quasi infinita, il problema è che comunque 100 megabit non è un gigabit. E quando devo trasferire delle masse importanti, avevamo noi Riverbed in locale, abbiamo acceso una macchina Riverbed dall'altra parte, le abbiamo fatte parlare, abbiamo compresso, sparato, chiuso le macchine. Quindi la differenza è che sì, utilizzano IaaS, ma dentro lo IaaS noi abbiamo scelto le nostre tecnologie, no? Quindi come scelgo di utilizzare Microsoft Linux piuttosto che come sistema operativo? Scelgo di utilizzare Oracle piuttosto che SQL Server, scelgo di utilizzare un WAF piuttosto che un altro. Quindi mi dà la possibilità di coniugare tanti aspetti e di spostarmi a seconda delle esigenze o delle caratteristiche che voglio ottenere, evidentemente, no? C'è il cliente che è disposto a, per sistemi di compressione, spendere tanto e quindi un hardware in locale, un hardware in cloud gli può andare bene, c'è il cliente che ti dice piano un attimo, mi costa un po' troppo. Magari ho Barracuda, che costa un quinto. Quindi ho la possibilità di coniugare cose diverse. Quindi noi abbiamo messo insieme la nostra esigenza, tra virgolette piccolina, di fornitori di servizi online, o comunque di collocation, con quello che era la nostra caratteristica principale, cioè quella di fare consulenti, cioè di fare progettazione vera e propria. Ci siamo un po' convertiti, diciamo, alle logiche cloud, questo è il processo, insomma. Adesso, siccome il vostro device stomaco sta bippando e non c'è cloud che tenga. No, la domanda è questa: praticamente io so che stai avendo del successo, giusto? No, del successo nel senso che normalmente quando si parla adesso con le aziende IT, io a lui l'ho invitato anche perché quando l'ho conosciuto, ok, è un'azienda piccola, ok, in un piccolo ufficetto a Bologna. E la prima volta che c'era poca gente, adesso l'azienda sta crescendo, sì. E sta crescendo anche per questi motivi qui. Stai assumendo, sì. Perché?
domanda. Perché funziona? Perché funziona? Perché c'è bisogno. Poi è evidente che c'è un problema di fondo. Prima si parlava di skill e di capacità, no? Di professionalizzazione. Spesso si sente dire, ma col cloud, lo dicono i clienti di solito le team manager, col cloud si perdono la possibilità, qui perdiamo le caratteristiche, perdiamo lo skill, non è vero. Come avete visto, un'infrastruttura di quel genere non è che te la inventi non avendo competenze. È vero che è tutto online, ma vi garantisco che non c'è, come Microsoft fece pensare una volta, no? Di due punti setup, ve lo ricordate tutti? Ha mai funzionato un exchange con DPU due punti setup? Mai, neanche qui. Cioè io qui posso creare la macchina virtuale, sì, ne creo 5, 10, 20, posso anche capire che lo storage su cui sto lavorando, aspetta, non è quello volatile, ma devo utilizzare l'EBS. Benissimo, ma poi tutto il network, la security, come gestisco davvero la mia infrastruttura? Cioè io non sto mettendo un server con dentro WordPress, io sto facendo un'infrastruttura che deve rispondere a delle caratteristiche e a delle sicurezze. Quindi prima prendiamo e cerchiamo, è abbastanza difficoltoso, stiamo costruendo i nostri skill interni, quindi stiamo cercando di solito dei sistemisti che abbiano già delle competenze, perché non possono non sapere come funziona l'indirizzamento, non possono non sapere cos'è un DNS, non possono non sapere qual è il motore della virtualizzazione, quantomeno ad avere un minimo di esperienza. AWS utilizza Xen come base, quindi poi che sia VMware, che sia Xen, non mi interessa, dopo si tratta di, ma che abbia chiari i concetti, no? Da quel punto di vista lì. E i clienti stanno rispondendo, devo dire, molto bene, perché soprattutto su certi fronti, abbiamo per esempio in questo momento diversi clienti che stanno cambiando sistemi gestionali, sono già virtualizzati, sono già clienti consolidati, che hanno già un disaster recovery serio e quant'altro, però i loro cluster, insomma, sono i cluster di produzione, per quanto sia. Quando arriva il nuovo gestionale, di solito funziona così, chiunque sia. Tre macchine di test, tre macchine di pre-produzione, tre macchine di produzione. Ma adesso non siamo in produzione, è lo stesso, le voglio. Quindi, 9 macchine, 10 macchine, poi aspetta, mi serve anche quella macchinina lì perché devo gestire quella roba lì. Quindi il cliente si trova davanti e uno dice, aspetta che devo comprare due lame nuove, metto nel cluster, spendo 50.000, 30.000, 10.000. Stiamo portando dei clienti a fare i lanci di test di pre-produzione dei nuovi gestionali, facendogli spendere delle cifre ridicole. Perché? Perché li mettiamo su un cloud, glieli accendiamo quando vogliono, gli diamo i loro pulsantini, accendi, spegni, quando hanno finito decidono, torno on premise o lascio off premise, dopo è una decisione che uno prende con altri tipi di schema e sta rispondendo il cliente a questo tipo di approccio. Uber House, tera di dati. Ma non tanto perché li devo portare là, una volta che li ho portati là ce li ho là, appunto, posso farli in mille modi, no? Ci sono dei sistemi per cui blocco tutto, sposto tutto in un colpo, mando là al disco, perché succedono anche queste cose, si possono fare. Però uno dei problemi è la potenza di calcolo. Noi abbiamo con alcuni clienti risolto dei problemi di capacità, è disposto a spendere X perché in quella notte il suo warehouse, la sua BI non girava più. E con un sistema di questo genere spendono X al giorno, ma sanno che in due ore hanno finito. Perché accendere 64 processori tutti in una volta non è una banalità da fare su un cluster in locale, un premise, bisogna avere della risorsa. Qui la compro, ce l'ho, è infinita sostanzialmente, per queste misure, cioè, stiamo parlando di questo. E quindi la risposta è buona. Poi c'è tutto il mondo della collaboration, che non vi nascondo che sta funzionando molto bene, anche quelle. La domanda è, ma su applicazioni molto tradizionali come quelle che immagino abbiate in qualche maniera spostato, perché non stiamo parlando di applicazioni, sì, scusami, non sono tutte web. Non sono tutte web application, non sono tutte applicazioni scritte per questo mondo qui. Ma che impatto ha tutta la parte di latenza? Nel senso, quando dici sì, sposto qualche cosa che sta dal cliente e lo porto qui, ci stai mettendo in mezzo una WAN sostanzialmente, no? Qui con poi una distanza notevole in termini chilometrici, quindi soltanto andare avanti e indietro per un pacchetto, per cui probabilmente questo è stato meno visibile quando le avevate già portate all'interno del vostro data center, perché il cliente evidentemente era già abituato a lavorare
in remoto, ma non ci sono delle difficoltà a far sì che un certo insieme di client lavori in maniera ancora molto tradizionale verso un servizio che è stato profondamente remotizzato? Evidentemente le strutture applicative tradizionali, parliamo delle classiche Win32, no? Quindi client server vero e proprio, è chiaro che nulla hanno a che vedere con il cloud. No, proprio da un punto di vista della struttura applicativa, non c'è cloud. Peraltro, anche se l'applicazione è web-like, quindi classi tre livelli, facciamo i nostri giochini in mezzo, ci mettiamo in mezzo il Tomcat piuttosto che... andare sul cloud con quell'applicazione vuol dire comunque entrare nel merito di quell'applicazione, quindi qualcosa nel codice va comunque modificato, anche se l'applicazione è già ben strutturata per una logica cloud. L'altra parte, invece, è evidente che io non posso fare un client server con un cloud. A quel punto devo cominciare a lavorare con sistemi all'interno del cloud di virtualizzazione del desktop. Quindi, non posso fare altro, quindi ti faccio lavorare tutto là. Anche farla costare il più possibile tutto là e quindi... Io non sono... Allora, io sono un appassionato dell'online perché lo faccio da 10 anni, ci ho sempre creduto in questo genere di percorso. Però non sono un follower, cioè nel senso che quando andiamo dal cliente valutiamo molto attentamente quello che vuol dire per lui spostare e che cosa spostare. Cioè nella piramide delle criticità del cliente stiamo molto attenti perché veramente i problemi che vi raccontava prima anche il professor di Pisa, la banda, sono mille i problemi, il problema della sicurezza, cioè sono tanti fronti su cui ragionare, per cui vanno fatte le cose con un'attenzione particolare, calcolando bene ciò che si sta facendo, guardando all'interno delle applicazioni, perché evidentemente poi se l'applicazione è un terminal server, lavoro su un desktop remoto, chi se ne frega, cioè è comunque che sia mo quello di Microsoft, che sia mo qualcos'altro, è tutto là, quindi io ricevo solo lo stream di dati che mi serve solo per il front-end di fatto, quindi è leggerissimo. Quindi sono mille accezioni ed è forse per questo che la cosa sta funzionando molto bene, perché il nostro approccio è progettuale. Cioè non andiamo dal cliente a proporre un servizio standard, non abbiamo un servizio standard. Cioè non vado dal cliente a dire la macchina ti costa X, perché non c'è la macchina ti costa X. Io vado dal cliente a dire ti posso offrire una modalità, un processo, una migrazione, un pensiero diverso da valutare. Funziona, viene percepita questa cosa e viene compresa. Poi gli step non sono in 6 mesi stravolgiamo un'azienda, ci mettiamo 3 anni mediamente, 2-3 anni a convertire, e non tutto, perché io non ho mai proposto, quelle volte che l'abbiamo fatto, di proporre una migrazione complessiva, cioè dire cosa hai in casa? 25 server, bene, li mettiamo tutti là, non ha mai funzionato. Ma non ha mai funzionato il sistema, non ci siamo mai arrivati, non ha mai funzionato l'approccio, perché non anche quando il cliente te lo richiede. Perché spesso dice, no ma io lo voglio, sono io che non te lo voglio dare a quel punto lì, perché non capiresti la cosa. No, non c'è. Peraltro anche tutta la parte dei costi, cioè on-premise, off-premises, l'intermedio, l'intermezzo, quindi ibrido, non ibrido e quant'altro, c'è un mondo da calcolare lì dentro per far capire al cliente dove davvero il pay per use diventa un costo che si trasforma in un ricavo, perché alla fine davvero è così. E non è facile farglielo percepire, perché spesso e volentieri ti guardano e ti dicono sì, oh, vabbè, io ho speso così, spendo 20.000 euro di manutenzioni e poi c'ho 2 persone, cosa sto spendendo? Boh, sì, quelli sono i costi evidenti, poi tutto il resto, ed è tanto il resto, no? Cioè il risk assessment dell'azienda quando sei on premise va calcolato e poi va creata la proporzione diretta sul tipo e la modalità con cui voglio invece salvarmi in certe situazioni. È solo un problema di asticella, dove la voglio posizionare, però devo saperlo, e questo forse i nostri clienti stanno apprezzando, cioè noi discutiamo dove mettere l'asticella con loro e non gli forniamo una roba tipo chiavi in mano, e quindi forse apprezzano di più da quel punto di vista lì, perché in effetti le risposte sono molto positive, devo essere onesto.